Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio parlare di questa ristrutturazione che facemmo a Bologna, nel quale il cliente mi ha chiesto di trasformare un vecchio magazzino in un loft moderno e molto sicuro. Quindi per ottenere questa sicurezza si voleva utilizzare delle tapparelle blindate, non voleva vedere i cassonetti, quindi dovevano essere scomparsa, e aveva il casco muro da 30 più il cappotto esterno. Ecco, anche se queste richieste possono sembrare tra le più banali in campo serramentistico, nascondono delle insidie, e in questo video ti voglio parlare appunto di queste due grandi insidie. Uno è la sicurezza di un prodotto blindato installato su del polistirolo, perché di fatto è un cappotto, anche se esistono tanti materiali, il più utilizzato è un EPS, una graffite, materiali insomma leggeri che non si sposano tanto bene con la sicurezza. E l'altro problema sono i diametri di avvolgimento delle tapparelle blindate, che sono sempre importanti. Ma facciamo un piccolo ripasso della sicurezza. Le classi di antifrazione si dividono tra 0 e 6, dove le più utilizzate in ambito civile sono le 2, le 3 e le 4. Già quando si inizia a parlare di classe 4 bisognerebbe parlare di equilibrio e non solo di infissi, perché un muro come quello che abbiamo visto prima, cioè non è un muro di classe 4. Un muro classe 4 vorrebbe una robustezza tipo almeno 15 cm di cemento armato o qualcosa di simile. Magari i muri, come facevano una volta, di mattone pieno, avevano una certa sicurezza e potevano essere anche classe 4, anche se non ho mai visto testare riguardo su questo tipo di muri. Parlando di sicurezza, ci tengo sempre a fare questo esempio, non per spaventare i clienti, ma per metterli davanti alla realtà dei fatti. In un muro moderno, come quello che abbiamo visto, dove abbiamo 30 cm di blocco forato per avere un certo isolamento, classico portal, e 12, 14, 16 cm di cappotto esterno, per sfondare questo muro, cioè, è talmente facile che basta un cutter, 30 secondi se sono lento, faccio un tappo nel cappotto, estraggo il tappo del cappotto, magari vicino ad una maniglia di una finestra, un'altra, due ante, così la maniglia laterale, poi il blocco forato, cioè, 4 botte di martello e scalpello, sei dentro, una cosa molto molto veloce, giri la maniglia e aperto lì fisso, magari in classe 4. E quindi non per fare paura, ma bisogna dire, quando si va in determinate classi di sicurezza, nulla va lasciato al caso, quindi tutti gli elementi che competono la sicurezza devono essere in perfetto equilibrio. Ma ora veniamo al caso specifico della sicurezza di questo loft. Ecco, le tapparelle blindate che aveva scelto il cliente, solitamente come tutti i prodotti blindati, vengono testati in laboratorio. I laboratori vengono installati in dei portali in acciaio, quindi vuol dire che il punto di appoggio per un eventuale palanchino è qualcosa che non cede, non si sposta di un millimetro, perché dei portali in acciaio è difficile spostarli. Potresti tagliarli con il flessibile, però non è questo l'obiettivo della prova. Quando noi invece prendiamo questa tapparella e la installiamo su qualcosa che è appoggiato al cappotto o alle spalle del monoblocco, che è molto molto debole, non otterremo mai la stessa resistenza. Di questo al committente bisogna renderlo partecipe, bisogna fargli presente che quello che è testato in laboratorio sull'acciaio non si potrà ottenere al 100% anche in un'abitazione normale, a meno che uno non crei dei portali d'acciaio e non riesca a trovare un modo per isolare tutti i ponti termici che vengono fuori e il cliente sia disposto ad accollarsi i costi astronomici di tutte queste operazioni. Però esistono qualche stratagemma. Quello che ti consiglio è di staffare le guide delle tapparelle con delle staffadelle d'acciaio al muro portante, in modo da scaricare la sollecitazione tutto nel muro che ha un po' di resistenza. Oppure si potrebbero fare dei murali in legno lamellare nelle due altezze dei quadrotti 8x8, 10x10, 12x12, a secondo degli spessori che sono in ballo, in modo sempre da collegare le guide alla muratura portante. E nel caso di questo loft, come abbiamo fatto? Qui avevamo i monoblocchi, quindi avevamo già delle spallette in EPS ad alta densità. Abbiamo fatto mettere un supporto in legno dietro le guide, in modo che la guida, quando prendeva lo strappo del palanchino, non si affogasse subito dentro l'EPS, ma con una superficie d'appoggio in legno gli dà un po' più di resistenza. E dalla parte opposta abbiamo inserito una lamiera piegata ad L in acciaio, dove lì abbiamo messo sempre delle staffe ad L in acciaio che lo collegano alla parete, un po' come quell'esempio che ti ho fatto prima. Queste staffe, secondo me, ogni 30-40 cm
in un prodotto blindato classe 3 sarebbe opportuno considerarle. Poi l'altro problema del quale abbiamo parlato è anche il diametro di avvolgimento, perché spesso queste tapparelle hanno dei diametri di avvolgimento di almeno 30 cm. Questo cosa vuol dire? Che se io parto con 30 di diametro di tapparelle, poi gli voglio dare 1 cm di aria tutto attorno, quindi abbiamo 2 cm. La veletta esterna, che non compete per l'isolamento, ma deve avere un minimo di resistenza meccanica, meno di 5 cm, mi sembra assurdo, quindi abbiamo già 30 più 2, 32 più 5, 37, e dentro 8 cm, sarebbe meglio 10, però diciamo il minimo è 8 per avere un isolamento fatto come si deve, sia già a 45 cm di spessore muro. Cosa vuol dire questo qui? Che se il nostro cliente ha 42 cm, non gli posso dire sì, va bene, ti stringo la spalletta quella dentro che vado a togliere l'isolamento. Bisogna a volte dire anche dei brutti no. Spesso il tuo cliente ti dirà: ma e tutti gli altri non mi hanno fatto nessuna di questa storia, ma la professionalità del ceramista sa anche nel dire no, insomma, perché non bisogna pensare con la testa degli altri, ma bisogna pensare con la propria testa. Quindi se ritieni che non sia possibile fare lavoro con degli spessori inferiori a quello a quelli dei quali ti ho appena parlato, che secondo me sono al minimo sindacale, ripeto, io dentro opterei più per il 10, quindi si è già a 47 cm, e il cliente non vuole cambiare il modello di tapparella, perché l'altra possibilità è diminuire il diametro della tapparella, o non vuole ingrossare lo spessore del cappotto. A quel punto è meglio dire di no che fare qualcosa, magari con un isolamento interno un po' troppo scarso, che potrebbe creare dei punti termici, della muffa, della condensa, dei problemi poi difficilmente risolvibili, e che a cascata, anche se competerebbero il progettista, il termotecnico, quello che sia, ma a cascata vanno a finire nel ceramentista. Quindi è meglio risolverlo a monte. Se si trova davanti un cliente intelligente, gli si fa vedere matematicamente perché non è possibile, se è intelligente lo capisce, e probabilmente penderà anche più, preponderà più per andare verso di te che da un altro che magari gli ha detto sì, si fa, tanto l'abbiamo sempre fatto e non c'è problema, prendendo un po' sotto gamba questo aspetto tecnico che invece è fondamentale. Poi, rispetto un po' all'esempio che avevo fatto prima del cutter, volevo sensibilizzare un po' un problema che c'è in tutti i monoblocchi, perché il monoblocco ha queste due praticamente velette, quella esterna e quella interna, che sono le PS. Quando io ho la tapparella abbassata, nel mezzo non c'è nulla, e si è convinti di avere la sicurezza massima, perché la sicurezza massima si ha quando la tapparella blindata è abbassata e chiusa con il catenaccio. Io ho queste due spallette di 5, 8, 10 cm, e con un cutter le posso tagliare da dentro, cioè qui all'interno bisognerebbe trovare il modo di creare una lamiera in acciaio, qualcosa, una soluzione che mi permetta di avere una sicurezza degna di questo nome. Quindi sensibilizzo tutti i produttori di monoblocco, non dico mai di metterlo di standard, ma almeno di dare la possibilità ai ceramendisti di poterlo mettere. Non parlo che solamente di tapparelle blindate, perché parlo di tapparelle normali, cioè si entra in una casa abbastanza facilmente con questo sistema. Non lo diciamo a nessuno, lo sappiamo tutti, ma bisogna fare qualcosa al riguardo. Spero che questo 2023 magari possa essere l'anno decisivo. Ciao e al prossimo video!